se continuiamo nei tempi stamattina ci sarà la possibilità di qualche intervento anche dal pubblico. Abbiamo visto l'importanza di questo arsenale che fu sequestrato a Vilfredo Caimmi. Giacomo Forni, che è un esperto anche di, e conosce bene il Museo della Resistenza, ci dirà qualcosa. Mi trovo enormemente in imbarazzo dopo il livello altissimo in cui ci siamo mossi fino adesso a affrontare un tema invece diciamo più materiale, ma secondo me non di trascurabile importanza, perché Ruggero mi ha chiesto di intervenire dopo parecchie guide che ho fatto al Museo della Resistenza e alcune considerazioni del valore storico che ha questo museo e che ha la raccolta di Vilfredo. È infatti quello che a me risulta essere l'unico, diciamo, arsenale di una brigata partigiana, diciamo, scientificamente attendibile. Cioè, noi abbiamo altre raccolte, altro materiale in giro per l'Italia, in altri musei, in altre esposizioni, ma sono tutti pezzi che vengono da souvenir individuali, da ritrovamenti casuali, da collezionismo. Mentre questo, noi abbiamo la certezza che è una raccolta, anzi è un arsenale completo che è stato conservato da un unico soggetto, e tra l'altro aveva pure un ruolo apicale all'interno dell'organizzazione militare, e che quindi ha un suo valore scientifico molto più importante. Cioè, non è una raccolta, il Museo della Resistenza di Falconara è l'unico arsenale di una brigata partigiana di cui noi possiamo ricostruire le origini. Qualcuno potrebbe dire, e chi se ne frega? In realtà, per chi ad esempio come me ha una formazione storica, è una cosa importantissima, perché tutti questi beni materiali, mi verrebbe quasi da dire archeologici, in realtà si disperdono con una facilità incredibile, non rimane quasi niente, tant'è che per l'appunto, almeno fino a quello che mi risulta a me adesso, è l'unico che c'è in Italia. Sicuramente in altri paesi, come ad esempio in Jugoslavia e in Montenegro, ne hanno di forse anche più completi, ma la resistenza là è stata una roba ben diversa rispetto a qua. Intanto là era organizzata a livello quasi di esercito regolare, qua era totalmente clandestina. Il fatto che Vilfredo sia riuscito, e qui sarebbe interessante sapere come, a conservare tutto questo materiale nonostante i ripetuti tentativi di sequestro di armi avvenuti negli anni, è un fatto importantissimo. E io, quando faccio la guida, cerco sempre di far uscire la realtà da quello che è il museo. Il termine museo, purtroppo, nella lingua moderna è diventato quel luogo polveroso dove si abbandona della roba inutilizzata, involontariamente. Anche nell'articolo citato da Ruggero viene detto così: no, queste sono armi, non servono più, è roba che al massimo ci puoi fare un museo. In realtà il museo dovrebbe essere, come il nome stesso della sua origine, tradisce, dovrebbe essere un luogo di ricerca per capire le cose. E questo io lo dico sempre quando faccio le guide, dico: guardate che è interessante vedere cosa emerge. Allora, voglio fare qualche esempio così per far capire qual è, diciamo, l'input che io in realtà qui vorrei lanciare, cioè che qualcuno la faccia questa ricerca scientifica sull'arsenale di Caimmi per capire cosa è stata la lotta partigiana e per vedere in realtà in quali enormi difficoltà si muovevano questi ragazzi, che non erano un esercito regolare, ma che in realtà con un esercito regolare si confrontavano. Intanto c'è un'enorme quantità di armi comuni da sparo, cioè quelle che sarebbero pistole civili o armi, diciamo, non militari. Sono quasi tutte armi di produzione artigianale,
di fattura abbastanza scarsa e dalla precisione dubbissima. E sono armi che all'epoca avevano una discreta circolazione, erano quasi tutte fatte in Nord Europa e molte non avevano nemmeno marca, erano fatte da armaioli in maniera artigianale, calibri piccolissimi. E se uno le guarda, alcune tradiscono una loro natura, diciamo, non totalmente legittima. A me è venuto in mente, probabilmente dovevano essere armi raccolte dai contrabbandieri o armi raccolte all'interno delle case dei civili e che dovevano essere più o meno registrate, forse non registrate. Chissà come le hanno prese, saranno stati i partigiani che aderivano alle brigate e se le portavano da casa, oppure sono state frutto di sequestri che loro facevano là dove sapevano che potevano esserci. Ecco, queste sono alcune delle considerazioni che faccio guardando quell'arsenale. Oppure c'è una mitragliatrice francese Saint-Étienne, e è un'arma un po' strana da trovare qua, però in realtà probabilmente viene dalla miniera di Cavernardi. Perché? Perché quando l'Italia, dopo l'armistizio della Francia, si siede a quel terrificante tavolo dei vincitori in cui entra di soppiatto in maniera vile, come quasi tutto quello che fece Mussolini nella sua vita, e tra gli accordi c'era quello di prendere una parte delle armi dell'esercito francese. E queste armi dell'esercito francese che toccarono all'Italia dopo l'armistizio della Francia vennero destinate alla Guardia Repubblicana e alla GNR, e vennero utilizzate nei presidi, cioè siccome non erano armi, diciamo, considerate da prima linea, venivano usate nei presidi. E quindi io mi immagino che alla miniera di Cavernardi ci fosse una Saint-Étienne proveniente dall'esercito, dalle armi prese dall'esercito francese. Poi ci sono degli enigmi che chissà, Caimi sicuramente non ce li avrebbe sciolti se gli avessimo potuto fare queste domande. Poi ci sono delle Colt Government americane, e io mi dico, dove le ha prese le Colt Government americane, visto che non venivano lanciate, erano armi che non venivano lanciate. Gli americani avevano smesso di farle subito dopo la prima guerra mondiale e non le hanno mai più rifatte, sono rimaste in servizio fino agli anni 80, ma erano sempre le stesse fatte fino alla prima guerra mondiale. E non le davano, diciamo, gli ufficiali se le passavano, erano un oggetto abbastanza di culto, no? Voglio dire, ci ricordiamo tutti Patton con le sue due Colt con il manico di d'avorio. Ecco, io dico, come le ha avute? Siccome non venivano lanciate, qua gli americani non mi pare che siano passati, dove le ha prese? Chissà, forse erano dei souvenir di guerra dei tedeschi e loro se le sono trovate lì, oppure sono state frutto di scambio con agenti dei servizi segreti che ogni tanto venivano a fare da collegamento con i partigiani. E qui mi viene in mente un passo proprio di Nuto Revelli, in cui Nuto Revelli dice che gli americani andavano matti per le Beretta 35 che erano dell'esercito italiano, perché erano piccolissime e loro non c'avevano pistole piccole, e quindi i servizi, cioè quelli dei servizi segreti e soprattutto i paracadutisti pagavano tantissimo gli italiani che avevano queste pistoline. Chissà, magari le avranno scambiate con qualcuno, invece gli italiani facevano quelle più grosse, cioè è sempre così nelle storie di guerra, c'è sempre la passione per le armi che hanno quegli altri. E ci sono relativamente poche armi tedesche, il che non vuol dire che non ne fossero entrati in possesso, ma un problema, e anche lì andrebbe veramente studiato in maniera più analitica questo arsenale,
Un problema lo dice proprio Haim nella pazienza degli alberi millenari, cioè il munizionamento. L'esercito italiano e l'esercito tedesco avevano munizioni diverse, i partigiani come gli italiani riuscivano a entrare in possesso di munizioni principalmente italiane, perché erano quelle che erano più disponibili e di più facile accesso, perché ad esempio uno dei punti in cui era più facile rifornirsi di munizioni erano le caserme dei carabinieri, della guardia di finanza, insomma di tutti i vari corpi armati italiani, che diciamo in alcuni casi non erano proprio estremamente ostili o estremamente fedeli al regime. E quindi le armi tedesche avevano il problema che, per quanto sotto certi aspetti migliori, dopo un po' ti finiva le munizioni. E racconta nella pazienza degli alberi millenari questa disputa per una mitragliatrice tedesca, dove alla fine lui dice: vabbè, io prendo quella italiana perché comunque è più facile trovare le munizioni. E ecco, è interessante affrontare un bene materiale come quello del Museo della Resistenza per vederci dietro l'enorme difficoltà che dovevano avere questi giovanissimi ragazzi, perché insomma Caimi aveva 18 anni e diventa vice comandante, quindi evidentemente erano tutti più o meno giovanissimi, anche perché quelli più grandi erano già andati in guerra o erano prigionieri o comunque non erano disponibili sul territorio. E ecco, io una cosa a questa platea, diciamo, di altissimo livello la chiedo: facciamo fare uno studio a qualche giovane studente di storia militare di questo materiale, perché è veramente un unicum, è un unicum che va valorizzato sicuramente di più di quanto non è valorizzato adesso, perché quello che ci ha lasciato Vilfredo, per qualsiasi motivo alla fine ce l'abbia lasciato, se davvero per un affetto, per un legame affettivo, o perché se l'era dimenticato, o perché comunque questo senso di resistenza tradita gli ha detto: vabbè, io le metto lì nel frattempo, poi chissà cosa vorranno, cosa ci faremo poi. Dobbiamo dargli una maggiore rilevanza. Io ad esempio una cosa che non ho mai capito è perché il fatto che c'è questo unicum non venga pubblicizzato di più. Cioè, bisognerebbe dirlo: ragazzi, guardate, noi qui ci siamo una roba che non esiste da nessun'altra parte, in nessun altro museo, non c'è in nessun'altra raccolta. Diciamolo, pubblicizziamolo, chiediamo che venga studiato meglio. Molte armi ad esempio non sono esposte, non sono tutte quelle esposte. Sarebbe interessante avere uno studio più attento su questa cosa là. E con questo chiudo e ringrazio Vilfredo per quel poco che l'ho conosciuto. Non gli ho mai potuto fare queste domande, dubito fortemente che mi avrebbe risposto, immagino. Quelli che l'hanno conosciuto mi hanno detto tutti: non ti avrebbe detto un cazzo. Quindi io la lancio lì e vediamo se qualcuno magari più intelligente di me riesce a ricostruire qualcosa.